25 milioni di danno erariale che possono ricadere sulla cittadinanza aquilana a causa della metropolitana di superficie. È l'allarme lanciato dal presidente del PD dell'Unione Comunale dell'Aquila, Carlo Benedetti. Con l'avvio dello smantellamento delle rotaie nella zona ovest del capoluogo, partito qualche giorno fa, Benedetti ripropone la riflessione sui costi dell'opera, iniziata negli anni 90 con l'amministrazione Tempesta e mai realizzata, che ha portato tanti disagi e spese al comune dell'Aquila. È attualmente ancora in corso il contenzioso con la ditta appaltatrice, dopo il fallimento di una transazione cercata dalla precedente giunta Cialente. Sull'opera, inoltre, grava una condanna per infrazione di procedura europea e ci si aspetta imminente l'intervento della Corte dei Conti. Quel treno messo come un'astronave dalla giunta Tempesta prima delle elezioni del 2002, quel treno non partì mai. Partirono invece lavori costosissimi, poi interrotti, i cui effetti sono rimasti, voglio dire, a carico del territorio. Infatti sono visibili in tutta la fascia ovest della città, delle ferraglie, delle rotaie inutili. Poste sul manto stradale in corrispondenza della pista ciclabile virtuale creata oggi dal sindaco Biondi. Bene la rimozione delle rotaie, lavoro che costerà circa 660.000 euro alle casse comunali, ma bisogna chiedersi anche, dice Benedetti, chi pagherà i danni dell'intera opera. Beh, oggi Biondi ha deciso di rimuovere in pompa magna quelle rotaie. Lo fa, ma non ricorda che quelle rotaie furono prodotte dall'amministrazione comunale di 20 anni fa di centrodestra e fu frutto di un'azione amministrativa particolarmente perversa. Errori pesanti di progettazione che portarono a progettare la linea della metropolitana e il relativo traffico addirittura in un centro medievale. Voi pensate, la via Roma, una strada strettissima percorsa ogni 10 minuti da treni che sfrecciano, e da grossolani errori amministrativi. Quell'iter amministrativo e burocratico fu sanzionato dalla Comunità Europea attraverso una procedura di infrazione che penalizzò il Comune dell'Aquila e pende ancora il contenzioso con la ditta che realizzò quei lavori, che non è stato mai estinto.